Marco, fidati, te che hai speso bene i tuoi soldi, guarda che sto guru sei illuminante. Sì, ma mi chiedo da 150 euro. Questo non ha da essere illuminante. Questo ha da fare più luce de San Siro durante la Ti Champions. fidati, Marco, ascolta quello che dice. Mi fido. Però. Il tuo datore di lavoro è una donna brutta e rabbiosa? Scappa, vai a lavorare vicino al mare, perché solo lì troverai le cape sante. Esistono le cappe sante più verso il mare, cioè, e sei esperto anche di consulenza del lavoro, che avevi mai fatto caso, e cappe sante più è laguna. Ascolta. Ora prendi il bancomat e vai in un negozio di macchine fotografiche e compra un bel accessorio costoso, perché si sa, tutti nella vita abbiamo bisogno di un obiettivo. Giusto, un obiettivo. Tutti hanno bisogno di un obiettivo. Ma il suo obiettivo è se torna poi. Marco, Marco! E Cosa ora consiglio del giorno. Quando sei in auto, grattati il braccio. Mentre stai guidando, grattati la testa. E quando sei fermo al semaforo, grattati le mani. Scusa, ma uno da grattarsi anche se non che prude niente? Si sa, in auto la prudenza non è mai troppa. Giusto, giusto! Marco. Buonasera e bentornati a Momento Critico, un grande programma che racconta i grandi film in una maniera del tutto particolare grazie al nostro ospite Vianeo da Mestre, Eccomi qua. il Ciao nostro Coco. critico cinematografico da Mestre proprio. E questa sera una puntata speciale dedicata ai più piccini perché si Certo. parlerà di un altro classico della Disney, Il Libro della Giungla. Allora, Ah. trama. Grande capolavoro. Allora, il protagonista è un puteo, si chiama Mowgli. Sì. Vabbè, siamo star sui nomi, vabbè, così, così. Mowgli. Mowgli cosa fa? Viene abbandonato ai suoi genitori in una giungla. Sì. Ma te pare, già tacchiamo bene che vi Sì. abbandona, ma neanche Non andiamo però, vabbè, ma neanche in città che se ne fa uno magari. No, in giungla, per fortuna sua, viene adottato da una famiglia di lupi, una pantera e un orso. Ma nessuno di questi si vuole magnarsio, ma nessuno Bravo. che sa neanche il suo lavoro. Comunque, vabbè, l'unico che vuole magnarsio è una tigre. Ma Mowgli la affronta e riesce a sconfiggerla. Certo. E dopo averla sconfitta, va nel villaggio dove che sei gli uomini e là incontra una ragazzina e di lei si innamora. Una storia quindi che ha un bellissimo lieto fine. Aspetta, aspetta, perché dopo con la ragazzina cresce, si innamora, fa tutta la trafila, poi praticamente che fa i regaletti, che regala una borsetta a Nadai, ma tanto ella dice, ah, bellissima, bellissima, ma tanto poi va a cambiarla, dopo va in giro insieme, va a mangiarsi, mangia sempre quello che voleva, va al cinema con chi, con le amiche di Ea, e dopo cosa si fa? Si guarda i film che piace a Ea, e dopo così dopo i conosce i genitori, e dopo i tacave un mutuo, i putei, una suocera. Critica. Mowgli. Gli era meglio se te mangiava la tigre. Ma che messaggio è? Mi scusi. Che Guardate, il soffriva momento Marco. critico finisce qui. Grazie a tutti, arrivederci alla prossima. Buona serata. Eh Cosa che ti devo dire, sì. Vianeo? Figata, ti dei putei, una che urla a casa, un mutuo. Sì. Conosco qualche tigre qua intorno.